Allora, oggi siamo alla Rima, vedete dietro di me, siamo dall'esterno del concessionario del Napoli provincia del marchio Yamaha, che si trova a via Arenaccia, e dici, ma perché sei lì? E aspetta. Allora, sapete che tutti i concessionari Yamaha hanno rivisto un po' il loro store con questa grafica e questo design molto innovativo. Siamo all'angolo delle supersportive, dove non ci sono più la R1, la R6, che negli ultimi giorni erano qui, sono state vendute le motociclette. Abbiamo però dato spazio alle piccole supersportive della casa dei 3D Apason, con la 125, la R125 YZF, mocetta da 15 cavalli, anche nella versione con grafica Monster Energy. Però io mi voglio un attimo soffermare su quello che è un prodotto secondo me molto valido e che quando è arrivato sul mercato ha avuto un grandissimo successo, cioè l'YZF R3, motocicletta molto interessante, un bicilindrico, fronte marcia, vedi? Vabbè, insomma, penso che ormai tutti lo conoscete perché non è una moto nuova, però con un bel disco anteriore e anche posteriore, mocetta da 42 cavalli, che partecipa anche a campionati e al mondiale, la mondiale superbike, una categoria tra l'altro agguerrita dove ci sono anche altre motociclette competitor, moto che si guida anche con la patente A2 e che ha già un'impostazione abbastanza racing, anche se i manubri sono un po' aperti rispetto, vedi, anche la 105 ce l'ha un po' più chiusi, quindi questo si traduce anche in un comfort di guida quotidiano. Mocetta che costa 5.800 euro più o meno, c'è da aggiungere ovviamente il costo dell'immatricolazione, ma ripeto, una moto che può interessare soprattutto il pubblico giovanile, che già con la patente A2 può mettersi a bordo di una moto con una potenza importante, ripeto 42 cavalli, e che per questo ha avuto un grande successo fin dal suo esordio sul mercato. Poi dovremo vedere nel 2020 queste moto come si evolveranno con la Euro 5 che sta arrivando, che ha dato tanti grattacapi un po' a tutte le aziende che stanno o si sono già organizzati per andare incontro alle richieste che la nuova normativa europea richiede.